Il prossimo 23 maggio ricorre il trentennale della strage di Capaci e il prossimo 19 luglio quello di Via D'Amelio, nelle quali persero la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Dal 2002, il 23 maggio, viene celebrata la Giornata Nazionale per la Legalità, per incoraggiare nelle scuole attività didattiche mirate alla cultura del rispetto e della legalità e diffondere più in generale in tutti i cittadini la cultura di lotta alla mafia. A Polla, lunedì, in collaborazione con l'Istituto Omnicomprensivo Statale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro, sarà organizzata una particolare giornata che vede protagonisti gli alunni delle classi terze della scuola media, che simuleranno un processo penale, dove sarà trattato il reato previsto e punito dall'articolo 624 del Codice Penale, ovvero il furto, e si svolgerà nell'auditorium della scuola media di Polla e verrà poi riproposto al Tribunale di Lagonegro. Protagonisti assoluti saranno proprio i ragazzi della scuola, che per un giorno diventeranno magistrati, avvocati, cancellieri, stenotipisti, ufficiali giudiziari e qualcuno anche imputato. La ricorrenza riveste una particolare rilevanza simbolica nell'impegno verso la diffusione di una cultura della legalità e di lotta alla mafia e ogni anno viene perseguita mediante diverse iniziative in tutta Italia. Diverse le iniziative anche a Polla negli anni passati. Il 23 maggio del 2021 l'amministrazione comunale ha installato una targa in ricordo di Falcone e Borsellino in piazza Monsignor Forte. Nello stesso anno, il 30 luglio, ha intitolato il largo antistante la biblioteca comunale a Mimmo Beneventano. L'amministrazione comunale anche quest'anno ha intenzione di rendere onore alla memoria di chi ha sacrificato la propria esistenza immolandola sull'altare della lotta alla criminalità organizzata e lo fa in collaborazione con l'Istituto Omnicomprensivo e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro, con protagonisti assoluti gli alunni della scuola media.